Le esigenze musicali di Casella sono diverse. Nel pezzo, nella sinfonia, c'è questo grande desiderio di agglomerare e di mettere insieme tutte queste esperienze da cui lui è circondato. Invece nel concerto per violoncello ci sono più elementi neoclassici, stravinskiani, quasi Prokofiev degli anni venti, dove c'è questo grande impulso ritmico, che però c'è anche nella sinfonia del secondo movimento. Quindi diciamo che l'elemento ritmico e l'elemento di grande espressività cantabile sono presenti in tutti i pezzi. Quindi diciamo che è un compositore assolutamente poliedrico, eclettico. Da Parigi si trasferisce a Roma e lì mette su casa e poi sviluppa tutto questo secondo periodo compositivo, dove i maestri, cioè le figure che a lui si presentano come figure di riferimento, sono appunto lo Stravinsky neoclassico, però sempre mantiene, adesso parliamo della seconda sinfonia, ma anche nella terza sinfonia che scriverà molto dopo, questi elementi di neoclassicismo, di chiarezza di discorso, di chiarezza strutturale, di chiarezza ritmica, sono assolutamente mantenuti costanti, dal Casella del 1904 al Casella dell'ultimo pezzo, che poi arriva al grande culmine con la Missa Solemnis Pro Pace, che è l'ultimo pezzo che lui scrive, Missa Solemnis Pro Pace, quindi lui che è stato sempre associato al ventennio, di fatto poi se ne distacca musicalmente, dice no, la guerra è stato un disastro, quindi Missa Solemnis Pro Pace, per una pace universale.